A poco più di 24 ore dall'entrata in vigore delle nuove leggi speciali in Ungheria, il caos al confine con la Serbia, dove la frontiera resta chiusa, persiste. Respinto ogni tentativo di ingresso da Budapest, che ha anche avviato i primi arresti, i bus dei migranti in partenza dalla Macedonia puntano ora a Sid, cittadina serba al confine con la Croazia. Zagabria ha annunciato di aver predisposto un piano di emergenza e il governo ha però già precisato che nel paese abbiamo capacità al massimo per 3.000 persone. La pressione per ora resta alta soprattutto in Serbia. Il ministro dell'Interno si è recato martedì a Orgos, al confine con l'Ungheria. Il nostro compito è garantire la sicurezza del paese, ma anche assistere queste persone e garantirgli un minimo di trattamento umano. Non è un'emergenza che si risolverà in modo semplice, soprattutto non da un paese piccolo come la Serbia, neanche membro dell'Unione Europea. Budapest però non indietreggia. Orbán ha chiarito che le domande di asilo saranno considerate solo se presentate in Serbia e annuncia un probabile muro anche al confine con la Romania. Se qualcuno vuole essere riconosciuto come rifugiato, gli sarà chiesto di compilare un modulo apposito in Serbia. In assenza di questo, dal momento che la Serbia è un paese considerato sicuro, la domanda sarà respinta. A Orgos intanto proseguono le proteste di centinaia di persone, dove alcuni migranti hanno anche avviato lo sciopero della fame contro la politica del governo ungherese. Hello.